devo intervenire su una frase di Max in modo particolare, che non riguarda più il discorso di ordine tecnico, no? Contabile, ma riguarda la prospettiva, che è la prospettiva di ordine politico. Essere figlio e avere un'eredità non lo scelgo, in quanto essere figlio e avere un'eredità io non la scelgo, perché sono figlio di un padre che improvvisamente muore e mi lascia un'eredità. Candidarsi a governare una città è cosa ben diversa ed è una cosa che francamente richiede da parte di tutti ovviamente un impegno. Io non voglio dire che in un mese uno deve mettere in ordine i fondi del comune dei Casoli che sono dissestati da sempre, quindi io faccio il consigliere da un po' di anni e ho avuto modo di avere i due ruoli, l'opposizione e quella della maggioranza, ovviamente, però quindi se non è un però io dico una cosa, Cavanno, le mie difficoltà lasciate a me, tu pensi a me? No, voglio dire le mie difficoltà io le conosco e cerco di affrontare, tu hai un ruolo di responsabilità e cerca di svolgerlo con dovuta attenzione. Allora, la cosa che mi risulta difficile da comprendere è questa. Se un assessore, no, fa l'assessore, la cosa più semplice è quella di poter scaricare su chi è venuto prima le responsabilità. Non sto dicendo il fatto, sto facendo una constatazione, sto dicendo delle cose, non sto attribuendo responsabilità a nessuno, ma la vera capacità di un assessore di un'amministrazione, e io parlo di un'amministrazione vera, è quella di mettersi di fronte ai problemi e cercare di capire fattivamente come è possibile fare in un momento particolarmente difficile. Allora io dico delle cose che sembreranno ovvie a tutti, però sono tre consigli a dire che io non dico. Non trovate 1 milione di euro o 2 milioni di euro per manutenzionare le strade, mi fa piacere che c'è anche il dirigente dei lavori pubblici, Salvatore Laudinani, che saluto, non trovare una copertura adeguata a quello che sono le esigenze di una città come Casoria, di 12 km quadri, con la rete di aria che è in le condizioni che tutti quanti noi conosciamo, è sintomatico di che cosa? Che io l'anno prossimo avrò dei debiti fuori bilancio che sono derivanti da cause che mi faranno i cittadini che vanno in una buca. Allora io non pago il 1 milione di euro per mettere a posto le strade, ma ne pago 5 di risarcimento per... Allora io dico una cosa, e non dico a me, lo dico a me perché io facevo amministratore anche nella passata amministrazione dove avevo un ruolo in maggioranza e cercavo di parlare alla mia maggioranza in questi termini. Ci sono riuscito, sapete tutti quanti come è andato, quindi voglio dire, però io dico una cosa, se noi non riusciamo a capire le reali priorità che abbiamo, no? Noi correremo come un gatto che si morde la coda indietro ai problemi che ci creeremo, perché se noi non facciamo la manutenzione stradale è ovvio che avremo praticamente delle sentenze in favore dei cittadini che ci chiedono risarcimenti per macchine rotte, ruote saltate, tutto il resto. Allora io dico, bisogna fare che cosa? Con i suoi fondi del comune di Casoria, visto la grande passione che citava anche il mio buon amico Enzo Ramagno, cioè noi con la TARI e con i tributi locali non riusciamo a stare dietro quelle che sono le spese e quindi io dico che bisogna mettere in campo qualcosa di più, qualcosa di diverso, che forse non si ha avuto il coraggio negli anni passati di farlo. Io delle idee ce l'ho, le dico qua in consiglio comunale, perché è opportuno che diciamo quello che penso come consigliere comunale lo dica nei luoghi deputati. Io sono convinto che se noi non incominciamo a fare diciamo dei progetti da presentare alla regione, allo Stato, ma anche alla comunità, dove cercheremo di avere un platform di fondi che non sono quelli legati al territorio, perché il territorio
la città è storta, ma questo non lo dico perché questa amministrazione si è insediata da un mese, lo dicevo anche nella passata amministrazione. Io dico che se non c'è un atto, come dire, d'orgoglio di tutti quanti noi che rappresentiamo la città, noi non ce ne usciamo, perché i problemi sono tanti e tali che se continuiamo a fare beghe tra di noi che siamo rappresentanti del popolo, ognuno per la sua quota di responsabilità, noi non ne usciremo. Io dico, Raffaele, potenziamo gli organi pubblici, diamo la possibilità a Salvatore Napolitano di avere dei progetti nel cassetto pronti, perché quelli sono la nostra speranza, non è la nostra certezza, è la nostra speranza. E solo così, attingendo fondi che non sono territoriali, noi possiamo risolvere qualche difficoltà e qualche problema. E poi dico, noi ricorriamo i termini fuori bilancio, io ho fatto l'amministratore nella nostra amministrazione, la nostra cosa, cioè voglio dire, è un continuo svenarsi, non per termini fuori bilancio. Però se dobbiamo fare un altro orgoglio è che tendiamo a spostare una cifra un pochettino più impegnativa per dare la possibilità alla nostra città di essere minimo più vivibile, ecco, questo lo facciamo. Allora io penso che noi dobbiamo fermarci a capire qual è la città che vogliamo. Se vogliamo una città che si impoverisce sempre più vorrebbe appresso la tecnica di bilancio, oppure se riusciamo a trovare risorse che non fanno capo al territorio, perché noi cerchiamo quelle, cerchiamo un altro di tagliare. E quindi bisogna avere un minimo di